Buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento con Per Contro, il nostro approfondimento settimanale in onda come ogni mercoledì su Noi TV. Questa sera è una puntata in cui affronteremo molti temi, parleremo di ambiente, di territorio, parleremo del futuro delle province, tema di cui si torna a parlare, come avete sentito, in queste ultime settimane, in particolare dopo gli annunci fatti dal nuovo governo. Lo facciamo insieme al nostro ospite in studio, che ringrazio per essere tornato a trovarci, Gianni Lorenzetti, lo vado a presentare, sindaco di Montignoso, presidente della provincia di Massa Carrara. Buonasera Federico, buonasera ai telespettatori. E buonasera a lei, grazie di essere qui con noi. Dicevo, i temi sono tanti. L'ultima volta che è stato qua con noi era appena stato rieletto, se lo ricorderà, direi un anno fa, poco più. Eravamo a commentare i risultati della tornata elettorale. Un'epoca fa, verrebbe da dire, perché sono cambiate moltissime cose a livello, non stiamo a dire a livello internazionale, ma anche a livello locale, tantissimi temi che ora vorrei toccare con lei. Parleremo magari anche di politica, perché magari sul finale, insomma, un po' di equilibri sono cambiati nel frattempo sul territorio a livello politico, ci sono sfide di cui magari possiamo parlare insieme, ma abbiamo titolato in questa prima parte rifiuti e territorio e vediamo situazioni che interessano da vicino la vita dei cittadini e delle imprese. Partirei a proposito di ambiente, di quella che giornalisticamente ribattezziamo insomma con un cliché, emergenza marmettola, voglio usarla anch'io così, ma per capire e farvi capire meglio, ma vogliamo spiegarvela più dettagliatamente. Sapete, l'abbiamo detto più volte nel nostro i telegiornali, da 6 mesi a questa parte è stato lanciato un po' questo allarme dalle imprese del marmo, sia sul fronte di Massa Carrara che della Versilia, per la gestione degli scarti della lavorazione del marmo dopo lo stop ai conferimenti alla discarica nella Maremma, nel sito di Scarlino. Si è generato il problema di dove mettere questa marmettola, cerco di semplificare al massimo. Andiamo per ordine, faccio prima di parlare con col sindaco e presidente della provincia un passo indietro a qualche settimana fa, quando a Seravezza c'è stato un incontro dove anche l'assessore regionale alle infrastrutture Baccelli è intervenuto e si è detto che insomma bisogna trovare la soluzione entro la fine dell'anno, quindi praticamente ci siamo, altrimenti le imprese non sapranno più dove portare i loro rifiuti. Usiamo ancora questo termine, ma capiremo magari meglio insieme tra poco. Direi di vedere questo servizio per epilogare la situazione e poi torniamo insieme in studio. Ancora una settimana e poi molte delle 51 aziende del marmo aderenti al consorzio Cosmave saranno costrette a fermare i macchinari. La ragione è lo stop all'impianto Venator di Scarlino, dove viene conferita la maggior parte della marmettola derivante dalla lavorazione del marmo. Una situazione che ha assunto carattere emergenziale, nonostante gli allarmi lanciati dal consorzio sin da giugno. È dal mese di giugno che abbiamo iniziato a preoccuparci, a sensibilizzare i nostri associati, perché sapevamo che purtroppo saremmo arrivati a questo punto. I problemi legati allo smaltimento dei residui di lavorazione presso la Venator da parte di Caces, era chiaro che a cascata, nel momento in cui Caces avesse dovuto ridurre i flussi in uscita dal nostro distretto verso Scarlino, è chiaro che nel percorso inverso avrebbero generato un rallentamento e poi purtroppo quello che sembra che si vada verso un fermo, quello che sta succedendo in questi giorni. Quindi sì, avevamo avvertito il problema e la situazione non è complicata, ma è complicatissima, direi quasi drammatica. E così l'incontro fissato a Palazzo Mediceo con l'assessore regionale Baccelli, inizialmente voluto dal sindaco di Seravezza per illustrare progetti infrastrutturali in essere, si è tramutato in un tavolo operativo per cercare di trovare una soluzione urgente a cui sono stati invitati tutti i soggetti coinvolti. Dobbiamo trovare una soluzione, intanto una soluzione provvisoria, ma poi anche una soluzione definitiva. Rispetto a questo c'è una proposta anche dell'Associazione delle aziende di Cosmave per un utilizzo dell'ex cava del Brentino. Insomma, dobbiamo verificare le varie opzioni. Io credo che un tavolo ad hoc sia quello che come Regione Toscana dovremo andare a costituire dopo questi primi incontri di livello locale e provinciale. Certamente è un tema urgente che pretende quindi una soluzione.
Questo dunque il punto di qualche settimana fa, nel frattempo non è che sia cambiato moltissimo perché ancora si sta ragionando sulle soluzioni alternative. Intanto dico che abbiamo provato anche a coinvolgere rappresentanti di categorie delle imprese, purtroppo non c'è stato modo di averli con noi stasera, ma ci sarà senz'altro perché insomma torneremo nel dibattito anche nelle prossime settimane. Intanto le chiedo, Sindaco, in qualità di Presidente della Provincia, questo è un tema chiaramente molto serio e difficile da affrontare, le imprese certamente sono in difficoltà. C'è il fronte ambientalista ovviamente, che qua è sempre, no, è sempre un dibattito che si focalizza tante volte su due fronti, con i vari no che sono già arrivate alle ipotesi di siti alternativi. A che punto siamo dalla discussione intanto? Beh, intanto come lei ha detto il tema è complesso, è un tema che andrebbe affrontato con l'occhio lontano e non certamente con l'occhio a pochi mesi, come sentivo diceva il presidente degli industriali e della Versilia. Quando si parla di temi ambientali non si può avere l'occhio a oggi, bisogna guardare lontano e provare a lavorare su quelle che sono le possibilità e le capacità di recupero della marmettola e di utilizzo della marmettola. Se noi aspettiamo e siamo certi che magari fino a pochi mesi fa di conferire a Scarlino, poi ci siamo resi conto che se quello era l'unico elemento di riferimento, poi qualunque incidente di percorso può succedere, alla fine mette in grosse difficoltà un indotto e delle aziende che sono importantissime, parliamo di un comparto di oltre 3.000 impiegati, quindi non è una cosa banale sia per la provincia di Massa Carrara che per la provincia di Lucca. E quindi il tema andava, io credo, probabilmente siamo in ritardo tutti, ma ci si poteva pensare prima, insomma, credo che ci si poteva pensare prima. Siamo in una fase in cui i temi ambientali sono sempre più stringenti, c'è un'attenzione sempre più importante che va certamente verso una chiusura e non un allargamento delle possibilità. Allora la visione, ecco, che come dire, mi sento anche di dire qualcosa un po' agli industriali, un po' agli ambientalisti, non c'è mai una verità che qualcuno può avere in tasca, ma probabilmente tutti ne hanno un pezzetto, ma la visione deve essere quella degli industriali di pensare a come recuperarla, di pensare a dove metterla in un arco temporale che non può essere quella di pochi anni. La Regione ha fatto una legge, la legge regionale sulle cave, che premia l'escavazione laddove si lavora una percentuale importante sul territorio, ed è chiaro che se questa è la direzione dobbiamo trovare anche le soluzioni agli scarti, perché se la lavorazione la facciamo qui e non la facciamo in Cina, dobbiamo organizzarci per recuperarla, dobbiamo organizzarci per metterla a dimora da qualche parte. Agli ambientalisti dico sì, l'attenzione è fondamentale, ma occhio al radicalismo ambientale anche in questo senso, perché comunque c'è bisogno, la gente ha bisogno di lavorare, ha bisogno di portare a casa uno stipendio, gli imprenditori hanno bisogno di fare il proprio lavoro, quindi c'è bisogno di una voce unica che va nella salvaguardia dell'ambiente e nella salvaguardia dei posti di lavoro, altrimenti se ognuno rimane sulle sue posizioni io credo che sarà molto difficile trovare delle soluzioni. È un equilibrio molto difficile storicamente, insomma, nel territorio apuano e versiliese da trovare, no? Fra il rispetto dell'ambiente e quello dello sviluppo dell'industria del marmo, ma bisogna andare anche per tentativi, diciamo così, insomma, delle proposte sono arrivate. Un primo sito che è stato buttato là, mi dica lei quanto c'è del vero, sull'ex cava Grottini sui colli del Candia, no? Che è la zona che conosciamo per il vino e per i paesaggi, là di nuovo insomma, le associazioni ambientaliste, ma anche la Coldiretti, per esempio, lo stesso consorzio di tutela dei colli di Candia ha detto no, non è la zona giusta. È una proposta che è arrivata, ma credo che sia francamente poco realistica. Intanto è un sito che si trova a una certa altitudine in mezzo ai vigneti, è una zona molto fragile che avrebbe bisogno di strade di arroccamento e quindi non è la soluzione del domani mattina. C'è una preoccupazione da parte di coloro che coltivano, delle associazioni di categorie che coltivano la vite in quella zona, e quindi credo che sia
particolarmente complicato, ecco, trovare quel sito come luogo di stoccaggio della marmettola. Io penso più, come dire, in più direzioni. Intanto ci sono delle aziende che stanno studiando e stanno lavorando per trovare, come dire, delle soluzioni di riutilizzo della marmettola, e questo credo che sia davvero la strada maestra, cioè creare un ciclo virtuoso che lo scarto di lavorazione diventi qualche cosa. Questo deve essere l'obiettivo nel medio termine. Questo deve essere l'obiettivo nel medio termine. Nel breve termine dobbiamo trovare dei luoghi di stoccaggio adeguati che consentano alle aziende di non poter, di non dover chiudere, di continuare a lavorare, e io credo che insomma ci possono essere anche delle soluzioni. È chiaro che è un lavoro da fare a sei mani, va fatto con il territorio, va fatto con la regione. Ne vede di altri di questi siti alternativi, ad esempio sulla provincia di Massa Carrara? Ma guardi, io credo che per stoccare la marmettola temporaneamente si potrebbero trovare soluzioni, però è chiaro che deve essere uno stoccaggio temporaneo o come dire, una formazione della marmettola che sia adeguata a fare dei ripristini ambientali, e quindi se sono in grado di fare dei ripristini ambientali significa che non è un prodotto particolarmente nocivo, altrimenti non sarebbe adatto per fare dei ripristini ambientali. E sui ripristini ambientali ovviamente credo che il nostro territorio delle soluzioni ce ne potrebbero essere parecchie. Un'altra ipotesi, quella forse principale, almeno l'avete sentita citata anche dall'assessore regionale Baccelli, è quella delle cave del Brentino. Siamo a Massarosa, zona paludosa, passatemi il termine, anzi tra Massarosa e Viareggio, ma ricade sotto il territorio di Massarosa, praticamente al confine, dove però è già arrivato, insomma, una presa di posizione netta da parte dell'amministrazione comunale. Facciamo così, mi fermo per un istante, una prima pausa pubblicitaria, ripartiamo tra pochissimo da qua e ripartiamo appunto dall'ipotesi del Brentino, che potrebbe essere una soluzione, ma con dei paletti ben chiari. Li sentiremo tra poco. Ed eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati. A Per Contro in studio con noi Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso, presidente della provincia di Massa Carrara. Riprendiamo da dove siamo rimasti: l'ipotesi del conferimento, del riempimento dell'ex cava del Brentino a Massarosa per portare lì gli scarti della lavorazione del marmo, la cosiddetta marmettola. Questa è un'ipotesi su cui si sta lavorando, ma abbiamo sentito la sindaca di Massarosa, Simona Barsotti. Ascoltiamo insieme. Sicuramente il sito del Brentino è un sito che è stato nominato proprio in occasione di questa emergenza della famosa marmettola e comunque scarto della lavorazione del marmo, però in realtà non è direttamente collegata a quel sito lì, perché quel sito proviene da una autorizzazione rilasciata dal Comune di Massarosa nel 2019 per un progetto di rinaturalizzazione, quindi un progetto di riqualificazione ambientale che prevede determinati parametri e criteri che devono essere rispettati. Quindi quello che deriva da quella autorizzazione, quindi da terre e rocce da scavo, rientra in quei parametri, rientra nelle caratteristiche della colonna A, quindi vuol dire che sono anche prodotti lavorati ma che hanno puntualmente determinati parametri e determinate analisi che devono essere osservate, altrimenti a Massarosa non ci arriva nient'altro, ci può arrivare solo quello che è scritto dietro quell'autorizzazione, e il nostro compito è quello di monitorare e controllare. Il problema è che ad oggi, come da, se noi andiamo a vedere sull'home page di ARPAT, la marmettola non è ancora chiaro se è un sottoprodotto o se è un rifiuto, e in ogni caso deve avere quei requisiti, e vuol dire che ci deve essere una lavorazione che permette di arrivare al prodotto solido in certe condizioni, altrimenti non è terra e rocce da scavo, non è sottoprodotto, non mantiene i requisiti della tabella A e quindi non può andare nella cava del Brentino. A quel punto si apre un altro percorso. Noi chiediamo di partecipare ai tavoli preposti insieme agli altri enti coinvolti, che sono quindi Regione ed ARPAT, perché ci sia una collaborazione ed una condivisione degli intenti. Quello che noi sta a cuore è innanzitutto l'aspetto ambientale, sul quale non si può far finta di niente.
Così la sindaca Barzotti, peraltro questione ambientale, apro e chiudo parentesi, sappiamo che poco distante dalla zona del Brentino ci sono i famosi terreni Cheu, dove sono state interrate abusivamente gli scarti della lavorazione delle concerie toscane. C'è un'inchiesta ancora aperta, questione molto delicata, quindi è chiaro che c'è anche una sensibilità particolare, visto che stanno vivendo ancora momenti in cui c'è da chiarire che cosa è accaduto. Questo lo annoto perché naturalmente si aggiunge alla situazione. Però è stata chiara, cioè gli scarti di lavorazione sì, pietra e roccia, i rifiuti qua non ci vengono. Ci ha portato al nocciolo forse della questione? Sì, è stata chiarissima e dico anche condivisibile, perché sul Brentino diversi anni fa si scaricava così in maniera abbastanza spontanea, ci è stato messo un punto, un freno a quel conferimento, e oggi si parla di ripristino ambientale, rinaturalizzazione, e quindi insomma siamo in un'altra fase del progetto. Ed è chiaro che le caratteristiche e quindi il grado di inquinamento della marmettola deve essere chiarito. Ora, io, al netto di come si chiama un prodotto, per quel po' di esperienza che sono riuscito a farmi da sindaco in questi anni avendo una discarica sul territorio di Montignoso, non è il nome che segue e che ti dà la caratteristica, ma l'inquinamento e quindi la caratterizzazione che ovviamente viene fatta nei prelievi. Non tutte le marmettole sono uguali, così come tutte le terre rocce non sono uguali. La caratterizzazione serve a quello, serve per capire che tipo di prodotto abbiamo, e non può essere, come dire, generalmente dire la marmettola è tutta buona e si mette in un posto, la marmettola è tutta cattiva, se ne mette in un altro. La caratterizzazione definisce quello che è l'obiettivo e dove può andare a finire. Poco fa citavamo le posizioni, oggi in questo momento non sono con noi, ma promettiamo, almeno da parte nostra, di sviluppare ancora maggiormente il tema, le due parti in causa, no? Quella industriale e quella ambientalista. La Lega Ambiente di Carrara in questi giorni ha detto no praticamente al soccorso pubblico, no? E in una nota si legge, si dica chiaramente che la marmettola è un rifiuto speciale, lo dice Lega Ambiente Carrara, lo sottolineo, e che gli imprenditori e la PIDE se ne devono fare carico, sotto il profilo dei costi innanzitutto, assumendosi la responsabilità di riconoscere la loro incapacità a realizzare dei veri circoli virtuosi dei propri sistemi produttivi. Questa è una posizione che conferma insomma la linea naturalmente di Lega Ambiente. Dicevo, non è con noi rappresentante di Confindustria, ma vorrei tornare indietro, così ci dà uno spunto di riflessione insieme, alle dichiarazioni di qualche mese fa su quello che invece le industrie stanno cercando di fare per attivarli questi circoli virtuosi, quello che diceva anche lei sindaco poco fa, come impiegare la marmettola. Quindi vorrei ascoltare una dichiarazione di qualche mese fa, in piena emergenza, quando era iniziata e si profilava questa situazione, di Fabrizio Palla, che è il presidente della sezione Lapidi della Confindustria Toscana Nord. Lo ascoltiamo insieme. Noi sono anni che come Confindustria Toscana Nord e come Nuova Cosmale S.p.A., che è una società partecipata tutta da aziende del settore lapideo, conferiamo degli incarichi a università, ad esempio la scuola superiore Sant'Anna, proprio per fare studi sull'utilizzo dei fanghi residui della lavorazione. Studi che sono arrivati anche a delle conclusioni, e sono stati anche supportati da prove di laboratorio che ci permettono di utilizzare la cosiddetta marmettola, questi fanghi, come sottoprodotto per riempimento di siti dismessi oppure per anche diciamo riempimento di cavi di prestito. Ulteriori studi poi sono stati fatti, ancora finanziati dagli industriali, per capire se ci sono delle caratteristiche che possono permettere a questi fanghi di essere utilizzati anche come capping, per esempio per le discariche, oppure nella ricostruzione degli argini di cimento, perché sono materiali questi molto impermeabilizzati. Quindi si può effettivamente creare un sistema di economia circolare. Purtroppo è un terreno estremamente scivoloso, dove tutte le amministrazioni temono praticamente di esporsi. Quello che chiediamo alla Regione Toscana è proprio quello di dare delle linee di indirizzo, magari coinvolgendo anche tutti gli enti diciamo che sono deputati a farlo, ARPAT, ISPRA, in modo tale da poter dare delle indicazioni chiare alle amministrazioni sull'applicazione delle leggi, in modo tale da poter riuscire a trasformare questo residuo in un sottoprodotto e quindi a chiudere
effettivamente il circolo dell'economia. Così Fabrizio Palla, peraltro in una nota arrivata poco fa nelle redazioni, ha sostanzialmente confermato quello che vogliamo è che sul piano tecnico è fattibile che si lavorino marmo e pietre così da non generare rifiuti ma sottoprodotti, cioè materiale il cui utilizzo è privo di un significativo impatto ambientale. Quindi ci ha detto i tentativi e quello che si sta facendo nella ricerca, diciamo così, e lei poco fa diceva a livello di, nel medio termine bisognerebbe puntare a quello. Come pubblica amministrazione però c'è da fare qualcosa di più per aiutarli, questo ma che guarda, io penso ci voglia molta chiarezza. Chi ha parlato nell'intervista ha detto chiaro, noi abbiamo bisogno di sapere come trattare un prodotto. Questo è fondamentale per tutti coloro che producono rifiuti, cioè la certezza di sapere cosa smaltire, dove smaltirlo e a quale prezzo. Cioè l'incertezza della gestione dei rifiuti non è, è una cosa terribile che ovviamente poi consente a tutti di arrivare a fare delle cose che magari non sono proprio del tutto legittime. Allora c'è bisogno di serietà, di capire qual è la targa, l'etichetta da dare ai prodotti che vengono fuori dalle lavorazioni e dove possono andare. Questo è lo sforzo che bisogna fare. Altrimenti se tutto diventa aleatorio, ripeto, il nome marmettola vuol dire tutto, non vuol dire nulla. Se io nel momento in cui produco la marmettola, è chiaro, la marmettola del bianco è un prodotto, la marmettola del granito è un'altra, il taglio del marmo resinato è un'altra cosa ancora. Allora noi dobbiamo dire quali sono i prodotti compatibili con alcune soluzioni come quello del CAP delle discariche per fare le rinaturalizzazioni. E quindi dobbiamo sapere come ci dobbiamo regolare. Le amministrazioni, io credo che non ci sia un sindaco in giro nella zona poversigliese che non sia, come dire, sensibile a dare una mano al mondo imprenditoriale, ma con una grande attenzione all'ambiente, dal quale noi non possiamo uscire. Cioè il meccanismo e il rispetto dell'ambiente è una pietra fondamentale e un punto di riferimento dal quale noi non possiamo uscire. Però c'è bisogno di uscire dalla paura, dal timore di fare delle cose, andando ad individuare in maniera molto chiara quali sono i rifiuti e dove possono andare. Questo lo dobbiamo a chi fa impresa. Quindi regole chiare per sapere cosa fare e come. Poco fa ho citato la discarica che è sul territorio di Montignoso, al confine con Pietrasanta, quella di Cava Fornace, poi ne parliamo magari con più attenzione tra breve, ma ecco, quello potrebbe essere un sito interessante, può tornare a essere un sito di conferimento di marmettola come era una volta? Ma guardi, diciamo che quella discarica nasce come sito, esatto, per mettere a dimora la marmettola e le marmettole. E poi è chiaro che i lavori che sono stati fatti in quella discarica non hanno consentito di conferire a prezzi di mercato interessanti, perché una volta si conferiva al Brentino, un colpo si conferiva alla Cages, un colpo si va a Scarlino, e quindi è chiaro che la ricerca del prezzo non è un buon consigliere. Io credo che la ricerca dovrebbe essere quella di trovare un sito che dà comunque un sistema che dà delle prospettive. Questo non si è mai cercato. Sta un po' nella natura dell'imprenditore spostarsi laddove il mercato è migliore, ma io credo che imprenditori avveduti avrebbero dovuto prima forse pensare che quella discarica poteva essere realmente il luogo per la soluzione dei problemi del territorio, cioè un territorio che si fa carico dei suoi problemi. Così non è andata. E la storia della discarica la conosciamo tutti, in questo momento è chiusa anche dopo prese di posizioni importanti dal punto di vista della Regione Toscana, di autorevoli esponenti amministratori regionali, per cui oggi siamo arrivati al punto che la discarica è chiusa. Il Comune di Montignoso convintamente ha fatto partecipare a ricorsi contro Programma Ambiente per fermare a 45 metri il conferimento. Ora si apre un nuovo percorso, che è l'impegno che mi ero preso in campagna elettorale con i miei cittadini, di iniziare un percorso nuovo, quindi di fermare la discarica, iniziare un nuovo percorso di PAUR, cioè di nuova via e di AIA, una nuova autorizzazione ambientale,
E su questo noi stiamo aspettando che il gestore inizi questo percorso per vedere quelle che sono le possibilità del futuro, che potrebbero essere per una chiusura totale dell'impianto, oppure, perché no, un'apertura rispetto alle marmettole, che se così come ci vengono come dire, descritte, sono un buon prodotto per fare il cap delle discariche, sono materiali che non hanno problemi dal punto di vista ambientale. Potrebbe essere anche una soluzione di cui ovviamente io non sono innamorato, ma certamente non mi tiro fuori, ecco, dal provare a trovare delle soluzioni. Potrebbe essere, ma come configurato, come sottoprodotto anche qua, non per portare altri rifiuti speciali in quel sito. Esatto, dovrebbe essere quel sito la soluzione dei problemi del territorio, quindi farsi carico dei problemi del territorio. È una discarica che sta tra la provincia di Lucca, la provincia di Massa Carrara, nel comune di Pietrasanta nel comune di Montignoso, e quindi è chiaro che il tutto dovrà essere valutato. Oggi la discarica è chiusa, deve essere iniziato un percorso nuovo di rilascio di autorizzazioni, vediamo cosa succede. Se ti devo un po' tirare per la giacchetta, quanto ci crede in questa soluzione, cioè quanto ci scommetterebbe? Ma guardi, io non lo so, non mi sento di fare scommesse su questi temi, anche perché vanno affrontati in modo molto serio, non dobbiamo prendere in giro i cittadini, dobbiamo essere tutti garantiti, dobbiamo fare percorsi che sono seri, complicati e anche piuttosto lunghi. Quindi io sono un ottimista per natura, nel senso che non ho mai delle chiusure nette nei confronti delle scelte, sono per valutarle, per vederle e condividerle anche con i cittadini di Montignoso e di Pietrasanta, per vedere se ci sono delle soluzioni. Per ora non dal ci sono punto, le condizioni. Dal punto di vista personale le posso dire che la chiusura della discarica mi ha tolto un peso notevole, perché come dire, sono stato accusato in questi anni di essere il sostenitore della discarica, invece l'ho vissuta sempre in maniera molto come dire, neutra, da chi tiene alla salute dei propri cittadini, la mia compresa, e quindi ho sempre valutato nell'interesse della comunità, mai in modo, come dire, come spesso ho visto, pregiudizievole, pregiudiziale nei confronti di qualcuno. Io mi devo fermare per una nuova pausa pubblicitaria, ci rivediamo tra poco, parleremo anche di altri temi a questo punto, voltando pagina parleremo del futuro delle province insieme a lei, che peraltro è anche presidente delle province toscane, dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane Sezione Toscana, perché è un ente che pensavamo, insomma, che fosse stato messo da una parte, e invece ora, peraltro anche su pressioni anche degli stessi amministratori locali, si sta lavorando a conferire nuovamente risorse, una centralità nella gestione del territorio. Mi fermo per pochi istanti e ritorniamo insieme tra poco. Eccoci di nuovo insieme a Per Contro, in studio con noi Gianni Roenzetti, presidente della provincia di Massa Carrara, e dicevo poco fa, dal marzo scorso, mi corregga se sbaglio, giusto a primavera, presidente dell'UPI Toscana, Unione delle Province Italiane, è succeduto a Luca Menesini, giusto, del sì, presidente della provincia sì, di Lucca. E dicevo poco fa, insomma, l'ente provinciale che ha subito negli ultimi 7-8 anni un ridimensionamento notevole, ente divenuto di secondo livello con la riforma del Rio, come sappiamo non si va più a votare per eleggere il presidente della provincia, i consiglieri provinciali vengono eletti da sindaci e consiglieri comunali, tant'è appunto Lorenzetti sindaco di Montignoso. Ora sembra che si voglia tornare indietro, un nuovo governo, il ministro delle autonomie regionali, degli affari regionali e delle autonomie Calderoli ha annunciato ha già una bozza di riforma da discutere e approvare entro il prossimo anno, il 2023, per riportare intanto per ridare risorse, questo lo chiedo a lei, ma credo sia sottinteso, quindi risorse economiche e personale, e tornare all'elezione diretta delle province italiane. Su questo credo che ci sia un'unione di intenti, insomma credo anche lei negli ultimi mesi si era speso, come anche i suoi colleghi, per uscire da questo status ibrido di enti ancora presenti, ma non più operativi come prima. Assolutamente sì, sarebbe l'ora, mi viene anche da dire. Intanto dobbiamo chiarire che la legge del Rio, nel suo contorsionismo, dove il presidente sta in carica 4 anni,
consiglio 2 anni, quindi un lavoro anche disumano, di gente che arriva lì senza un euro e i consiglieri non hanno rimborsi, non hanno nulla, per qualche anno lo hanno anche i presidenti, hanno fatto gratuitamente, oggi c'è un emolumento per fortuna con tutte le responsabilità e i rischi che ci sono. Ma come dire, il vulnus è stato la ricerca dell'abolizione delle province prima ancora di poterle togliere. Cioè la legge Delrio, che ha tolto una serie di competenze, e la Regione Toscana con la legge di riordino 22 ha preso tutte le competenze, poi in Italia le regioni hanno avuto modi differenti, ecco, di gestire anche questo momento intermedio, che doveva essere intermedio e durare un paio d'anni, dal 2014 doveva arrivare fino al 2016, poi c'è stato il referendum che ha bocciato la riforma costituzionale. La trasformazione è rimasta monca, insomma, Sì, ma il tema non è solo il funzionamento dal punto di vista istituzionale, il dramma è stata la legge 190, la legge di bilancio del 2015, che ha tagliato completamente le risorse, e lì si è distrutto le province completamente, perché il sistema politico, con tutta una serie di fatiche, poteva stare anche in piedi, ma senza le risorse ovviamente noi abbiamo avuto anni di mancata gestione delle strade e delle scuole, che stanno sotto gli occhi di tutti, ma anche rimettere in moto un meccanismo di gestione dell'ambiente, di gestione dei trasporti, di gestione dell'agricoltura, di gestione del dissesto, tutto quello che prima facevano le province sono state trasportate in regione con il personale che è transitato dalle province alla regione, è una regione che è diventata da ente di programmazione ad ente di gestione, quindi è chiaro che tutto questo ha creato dei problemi enormi, e ci siamo resi conto dell'importanza che avevano le province nella gestione dei problemi quotidiani delle persone. Oggi, dopo anni in cui noi lavoriamo per una riforma del TUEL che riportasse al centro e che desse una certa continuità e sostanza e una certa forza anche dal punto di vista economico del personale alle province, oggi sembra che ci sia un'accelerazione da parte del governo in carica, e Calderoli hanno già presentato al Senato una legge di riordino, di riforma delle province. Speriamo che vada in porto nei tempi più brevi possibili, ma soprattutto che sia una legge che, oltre a tornare all'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio, riassegni quello che è fondamentale, perché la politica, vabbè, ha il suo funzionamento e i suoi percorsi, ma senza gli uomini e le donne che possono fare, quindi amministrativi, ingegneri, geologi, tecnici, che devono fare delle cose, noi non possiamo andare avanti. Ecco, sarebbe un dramma ritorno all'elezione di primo livello senza avere una struttura che ne consegue. Ecco, mi sembra chiaro, insomma, già la fine dell'ente è stata gestita in maniera monca, cerchiamo la rinascita di gestirla in maniera ordinata. La schizofrenia del togliere e del mettere. Perché intanto c'è il cittadino da casa che magari non ci capisce più niente, che prima ci è stato detto che non servivano, ora invece servono, prima erano costosi, inutili, ora invece servono di nuovo. E poi, ecco, domani dovessero ripartire, domani, il prossimo anno, una provincia come quella di Massa-Carrara, di che cosa avrebbe bisogno e del tempo che ha bisogno per essere messa in moto come la conoscevamo 8 anni fa? Allora, intanto a Massa-Carrara, ma penso in tutte le province d'Italia, abbiamo dismesso anche un patrimonio che è quello immobiliare, dove erano l'ex Vigili del Fuoco, c'era una serie di settori, diventata della Regione Toscana. Dove era il mercato del lavoro l'abbiamo riadattata per una scuola, e quindi tutto quello spazio lì non c'è più. Avevamo una struttura in via Cavour in centro, che è stata cambiata la destinazione d'uso per l'alienazione, quindi quel mondo non c'è più. E quindi penso alle strutture, perché se domani mattina noi dovessimo riportare a casa un centinaio di persone o giù di lì per fare star dietro alle competenze che dovessero ritornare indietro, abbiamo bisogno intanto di una struttura dove metterle. E questo è il punto principale. Poi abbiamo bisogno delle risorse di bilancio, perché tutte le deleghe che ritornano indietro hanno bisogno di soldi, perché senza le risorse non si può fare ovviamente nulla. Quindi le responsabilità devono andare di pari passo con il personale, devono andare di pari passo con le risorse finanziarie. Noi abbiamo bilanci precari, soprattutto quest'anno, è un problema serio, perché le entrate delle province hanno avuto un blocco importante. Noi viviamo di entrate dell'IPT, le immatricolazioni delle macchine e delle assicurazioni,
che in parte ci venivano anche tagliate per la spending review, quindi questo pezzo ci veniva anche poi portato via per il bilancio dello Stato. Oggi queste entrate sono in crisi profonda, ci sono delle diminuzioni incredibili, noi abbiamo difficoltà anche a chiudere i bilanci con il calo dell'energia elettrica, con il calo del rincaro del gas, veramente noi siamo veramente in grosse difficoltà. È notizia di oggi che il mio presidente nazionale Michele De Pascale nell'incontro Stato-Regioni ha dato il parere negativo sul bilancio dello Stato perché non prevede nessun ristoro delle province e quindi un'opposizione molto importante, forte, che io condivido e mi sento di rafforzare. Vi siete confrontate come UPI anche con la regione toscana, che nel frattempo può intervenire, può fare qualcosa in questo riordino? Assolutamente sì, abbiamo fatto un percorso con il presidente Gianni, al quale ha partecipato anche il presidente nazionale Michele De Pascale. Abbiamo fatto un incontro con il Presidente del Consiglio, abbiamo fatto un incontro con il capogruppo del Partito Democratico, abbiamo inviato a tutti i consiglieri anche una nota perché, come dicevo prima, la Regione Toscana con la legge di riordino 2022 ha avvocato a sé tutta una serie di funzioni che prima erano in provincia. E oggi che stiamo ritornando in un'altra direzione c'è bisogno che la Regione con cautela provi a ragionare con noi rispetto ai tempi e metodi per il ritorno di alcune competenze. Quindi è fondamentale intanto che oggi si comincia a riparlare di province anche nella regione, c'è una risoluzione del Consiglio regionale del 2016 che toglieva di fatto come interlocutore le province e aveva solo i comuni con l'ANCI. Quella risoluzione abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Mazzeo e al capogruppo del PD Ceccarelli di togliere la risoluzione che ovviamente riconosca nuovamente le province come ente e dopodiché inizieremo un percorso che in parte con molti assessorati è stato fatto. Oggi c'era, purtroppo non stavo benissimo e quindi non ho potuto partecipare, c'era la sottoscrizione del patto per il lavoro con l'assessore Nardini, sempre con l'assessore Nardini abbiamo lavorato sulle pari opportunità e quindi tutte le province hanno fatto 800.000 euro di impegni su dei bandi per le pari opportunità, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare ma qualcosa si muove. Allora, mi fermo per un'ultima pausa, vorrei parlare tra poco con lei invece di come si vive sul nostro territorio a proposito di servizi, non solo l'ente provinciale ma anche gli altri portano avanti, prendendo spunto dalla qualità della vita sui nostri territori. Sapete, a fine anno è il tempo dei bilanci e delle classifiche, per quanta importanza si possa loro dare, ovviamente lo diciamo subito, ma può essere spunto di riflessione interessante. Ripartiremo da qui e poi ovviamente guarderemo anche dal punto di vista politico, sindaco, alle sfide che attendono l'area politica del centro-sinistra in particolare e la sfida del Partito Democratico che si avvicina al congresso, no? All'inizio del prossimo anno. Vorrei sentire un po' anche lei che cosa ne pensa. Mi fermo un attimo e torniamo insieme tra poco. Di nuovo insieme, ben trovati a Per Contro con Gianni Lorenzetti. Riprendiamo allora, parlavamo di province poco fa e a fine anno, no, arrivano sempre puntuali le classifiche sulla qualità della vita, prendendole sempre un po' con le pinze, questo è chiaro, ma autorevoli quotidiani sulla base di indicatori economici, sociali e non soltanto, alla fine ci danno un po' un quadro, spesso e volentieri veritiero, c'è da dire, no, di come si vive in Italia nei vari territori. Vediamo la Toscana com'è andata e Massa Carrara, ma insomma tutti i territori. Nella prima tabella, se ce la può mostrare la regia, ringrazio Daniele Catola che è con noi. Ecco qua, allora c'è da dire, qualità della vita, fonte Sole 24 Ore, perché è la classifica di dicembre del Sole 24 Ore pubblicata in questi giorni, che sono tutte cresciute le province toscane, esclusa Grosseto che ha perso 4 posizioni in questa classifica. Massa Carrara resta nella parte finale della classifica toscana, ma è quella che guadagna più posizioni, che sono 12 in più ed è 60esima, praticamente poco sopra la metà della classifica. E a livello toscano ci sono comunque delle grandi soddisfazioni, che Firenze, Siena, Pisa, vedete, sono nella top 10 a livello italiano. Nella grafica 2 invece diamo lo sguardo, vediamo sui dati che riguardano proprio Massa Carrara.
60esima posizione, le performance migliore è sulla cultura, sulle librerie in particolare, prima in Italia per la diffusione di librerie per 100.000 abitanti, 17 ogni 100.000 abitanti. Sulla gestione degli anziani invece è risultato peggiore ed è di bassa classifica, secondo il Sole 24 Ore, in 106esima posizione, quindi davvero in fondo. Terza grafica, e poi man mano che vediamo i numeri li commentiamo insieme, vediamo gli indicatori che vanno meglio su Massa Carrara e quelli che vanno meno bene. Cultura e tempo libero, ricchezza e consumi sono quelli che sono cresciuti di più. 33esima posizione, cultura e tempo libero, 50esima per ricchezza e consumi, 60esima posizione nel ranking italiano. Ora, l'ho detto in premessa, insomma, dando il giusto peso a questi numeri, però neanche possono essere ignorati, no? Questo che cosa ci può voler dire, la crescita che c'è stata di posizionamenti nella qualità della vita, o cosa invece non ci può dire, secondo lei? No, beh, qui intanto è abbastanza complesso. Intanto prendiamo il dato positivo della Toscana, no? Perché tutte le città, la Toscana, a parte Grosseto, sale. Massa Carrara sale più degli altri, quindi siamo un po' indietro, ma saliamo in modo più importante rispetto ad altri territori, e quindi questo è il dato positivo, che significa che abbiamo invertito comunque una tendenza di questi anni, che ci vedeva l'anno scorso 12 posizioni sotto, ma l'anno precedente eravamo ancora più in basso. E, è chiaro che ci sono delle cose che non dipendono dalle pubbliche amministrazioni, dipendono anche dalla capacità imprenditoriale e proprio il tessuto, anche, no? Socio-economico. Del tessuto socio-economico, e quindi anche lì, come dire, sicuramente c'è un certo dinamismo che viene apprezzato. Evidentemente anche le amministrazioni stanno cominciando a fare un buon lavoro, perché poter dare delle risposte ai soggetti interlocutori, ai soggetti imprenditoriali del luogo, significa aver messo in piedi anche delle regole, aver messo in piedi anche dei processi virtuosi che aiutano in questo. Noi sulla questione, mi sembrava fosse il dato un po' meno positivo, sono i servizi agli anziani, mi sembrava che fosse questo è il tema. C'è ancora da fare molta strada, perché abbiamo un territorio, una provincia che tra quelle italiane probabilmente è una che ha una diminuzione importante anche dal punto di vista demografico, e ha anche evidentemente un invecchiamento importante della popolazione. Quindi man mano che si invecchia è chiaro che noi dobbiamo adeguare i servizi, e in questi giorni firmeremo anche la convenzione con la ASL, perché i tre comuni di costa, Lunigiana ha la Società della Salute, i tre comuni di costa, Massa Carrara e Montignoso, invece hanno la conferenza zonale dei sindaci, della sanità, e stiamo firmando una convenzione con la Regione proprio per questi motivi, cioè tutti i servizi sociosanitari verranno trasferiti e gestiti assieme a quattro mani dalla ASL e dai comuni, per cercare di migliorare ulteriormente questo servizio. Bene, questo abbiamo visto che era uno dei dati effettivamente che saliva all'attenzione maggiormente, la gestione dei servizi per gli anziani. Allora, siamo partiti ricordando, Sindaco, insomma, il suo intervento dell'anno scorso appena eletto, quindi ritorno un po' su temi più politici in chiusura di trasmissione. Siamo reduci, anche se ormai sono già passati 3 mesi dalle elezioni politiche, quelle che insomma hanno configurato una maggioranza molto forte del centrodestra anche sui territori toscani, anche sulla provincia di Massa Carrara, vicini. C'è la sfida del Partito Democratico alle porte, del suo partito, per rinnovarsi, per il congresso, per la nuova guida, e ormai i fronti si sono delineati. Sappiamo che ci sarà il rinnovo appunto in primavera, fine inverno, i primi di marzo, e le leadership si sono ormai presentate, quella del governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini e quella della sua vice Elly Schlein, che è l'altra candidatura. Sostanzialmente il gioco, insomma, la partita sembra giocarsi proprio tra loro. Intanto le chiedo, ecco, lei come vede questa sfida, se ha già preso una posizione, perché chiaramente sui territori anche quelle posizioni degli amministratori locali sono importanti, e soprattutto in ogni caso cosa deve fare questo partito dopo la batosta elettorale, insomma, delle politiche? Beh, intanto diciamo che la sconfitta elettorale andava probabilmente discussa un po' meglio. Mi pare che ci siamo un po' ritirati nella discussione, l'abbiamo un po' chiusa, non l'abbiamo affrontata probabilmente fino in fondo.
sbagliando, perché credo che un confronto più ampio andava messo in campo. Non lo abbiamo fatto, abbiamo pensato di risolvere tutto all'interno del congresso, tra l'altro un congresso rinviato alla fine dell'inverno, diciamo a febbraio del 2023, che le prime mosse ci sono proprio in questi giorni, si stanno delineando le candidature, attualmente sono tre, la candidatura di Bonaccini, di Ellis Line e di Michelis. Mi ero dimenticato. Sì, di Paola De Micheli. E quindi a oggi mi sembra che i candidati siano quelli, non vedo ulteriori candidature in campo. Mi aspettavo e mi auspicavo un congresso che fosse un congresso veramente aperto nella ricostituzione di un centro-sinistra ampio e quindi un'apertura a tutti quei partiti che in questi anni si sono formati a scapito del Partito Democratico. Noi abbiamo avuto due scissioni importanti, la prima scissione di Articolo 1 di una parte della sinistra e poi la scissione da parte di Renzi, che ci ha indeboliti anche se non ci ha distrutti, perché comunque il 20% del consenso a livello nazionale è un consenso importante e che dobbiamo assolutamente consolidare alla svelta. Il congresso può essere un'opportunità, ripeto, secondo me andava affrontato in un altro modo, ma questo è, ormai ci siamo. E io ormai, come dire, come sempre, le mie scelte le faccio in un determinato luogo, le faccio a sinistra, e quindi vado un po', sono sempre andato controcorrente in tutti questi anni, non ho mai seguito il renzismo quando tutti erano renziani, non ho mai seguito le correnti più forti, sono sempre seguito il cuore, ho sempre seguito i principi, quelli che sono i valori della sinistra, del centro-sinistra. Sono stato con Bersani, sono stato con Veltroni, sono stato con Cuperlo, sono stato con Orlando, quindi la mia storia è lì. Non avrei potuto, benché stimi particolarmente Bonaccini, è sicuramente un grandissimo amministratore, cresciuto moltissimo tra l'altro anche in questi anni dal punto di vista politico, però come dire, ho la sensazione che con Bonaccini si vada in una direzione molto centrista e che vada a rincorrere luoghi che sono già occupati, e allora io credo che dobbiamo guardare a un mondo che ci guarda, ci osserva, che è uscito, che non sta da nessuna parte, che non possiamo regalare al Movimento 5 Stelle. Quindi la mia, come dire, sapendo di partire con l'handicap, nel senso l'handicap di non essere tra i favoriti, ma io credo che in un partito ci si sta in maggioranza, si sta in minoranza, con la consapevolezza che tutti devono portare un pezzetto dei propri valori per far sì che questo partito sia veramente grande e che ritorni ad incarnare quello che è il pensiero della sua fondazione, un partito dei cattolici, un partito dei riformisti, un partito laico che guardi a un centro-sinistra forte e che ritorni ai principi veri, che sono quelli della sanità, sono i principi dei servizi pubblici locali che stiamo probabilmente un po' mettendo da parte, sono i temi del lavoro, sono i temi sanitari importanti e la pandemia ci ha consegnato e che noi ci dobbiamo mettere le mani. Quindi un partito più a sinistra, quindi un sostegno diciamo a Ellis Line, e però le dico che i sondaggi di oggi di SVG ad esempio la danno in risalita, siamo una partita più aperta di quello dopo che stasera, dopo stasera allora, dopo stasera chissà dove andiamo. Ci rivediamo domani e vediamo. Le faccio un'ultima domanda però tornando sul territorio prima di chiudere, per chiedere se la preoccupano un po' le tempistiche, perché si voterà, avrete, il PD avrà il nuovo segretario o segretaria a marzo, diciamo così, ma le amministrative sono dietro l'angolo, pensiamo a Massa ad esempio, dove sì c'è un centrodestra che governa molto litigioso, però sappiamo che lì c'è un fattore governo che potrebbe tenerli uniti. Sul centro-sinistra per il momento siamo ancora in alto mare e soprattutto un PD ancora alle prese col congresso potrebbe rallentare anche a livello locale. Ma guardi, io credo che il problema su Massa per il congresso nazionale non ci sia, io credo che sia un problema del PD locale. Io credo che il Partito Democratico della provincia di Massa Carrara, in modo particolare di Massa, si abbia rallentato troppo la corsa rispetto a quelle che erano le possibilità.
Cioè, rischiamo di arrivare con le elezioni e non aver chiuso un cerchio, quindi probabilmente stiamo un po' rincorrendo e dovremmo chiudere su una candidatura la più unitaria possibile, una candidatura che guarda anche a delle alleanze. Secondo me, guarda, io vengo dall'esperienza di Montignoso, con me c'è Italia Viva, c'è Rifondazione Comunista, ci sono i socialisti e tutto funziona molto bene, perché quando si fanno dei programmi che sono condivisi e si fanno dei patti, i patti si mantengono, si portano avanti e si può governare tranquillamente con tutto il centro-sinistra. Mi pare che questa massa non avvenga, ci sono delle candidature che sono già state lanciate, il PD è ancora un po' fermo, quindi auspico che presto ci sia un candidato a sindaco anche lì. È chiaro che poi il congresso nazionale ci sono delle elezioni che sono anche le regionali della Lombardia non ci saranno a maggio come le elezioni le comunali, ci saranno in periodo febbraio-marzo, in quei mesi e quindi quello magari può essere un pochino più preoccupante rispetto alle questioni congressuali. Però questo Non può essere un è. alibi per i territori e per Massa, insomma, No, quello no, del non può congresso, una essere partita per Massa, risolvibile non può o essere, non anche perché risolvibile. Massa il segretario ce l'ha, è un, tra l'altro una persona capace, un medico, ma con una grande storia alle spalle, Enzo Ricci è una persona capace, quindi sicuramente non possiamo nasconderci dietro il congresso nazionale per dire che non abbiamo fatto qualche cosa. C'è un centrodestra diviso, il quale noi dobbiamo assolutamente approfittare, e abbiamo tutte le carte in regola per poter fare un ottimo risultato e vincere. A Carrara abbiamo vinto con Serena Righi, è stata una grande vittoria, lei è un bravo sindaco, con lei si lavora molto bene e quindi ci sono tutte le condizioni perché Massa possa tornare a guida centro-sinistra. Staremo a vedere. Intanto io mi devo fermare qua e ringrazio il sindaco Gianni Lorenzetti per essere stato con noi e le auguro anche buon Natale a questo punto perché siamo a fine anno e ne approfitto anche per Buon fare Natale a questo. lei e anche a tutti i telespettatori e a presto. Grazie a voi per averci seguito ed è l'ultima puntata, per appunto prima della pausa natalizia, ci rivedremo ad anno nuovo. Grazie e buon proseguimento su MeTV.